tutti ascoltatori attenti e tanti applausi allo Zapoi per il Pasta Nera Jazz Project, originale, d'effetto e supportato da un'esecuzione di alta qualità, il Gargano e i Monti Downi rivisitati in chiave jazz dalle tarantelle dei cantori di Carpino alle ingiustizie sociali narrate dal cantastorie apricenese Matteo Salvatore. Questo è il concept dietro il progetto sonoro presentato in anteprima assoluta all'interno della rassegna Zapoi World One Way, un ciclo di concerti live a ingresso libero organizzati dal pub foggiano. Intorno alle composizioni del pianista jazz Felice Leonetti emerge un concetto: lanciarsi nel futuro senza dimenticare le radici. È una vision che traccia un filo rosso tra la musica popolare del nostro territorio e il jazz, forse il fenomeno musicale più importante del Novecento, che affonda le sue radici nelle tradizioni degli schiavi afroamericani. L'anima, in fondo, è la stessa. Il tutto prende vita dall'incontro con il sassofonista e clarinettista garganico Antonio Pizzarelli, dal lungo curriculum, nonostante la giovane età, con esperienza in ambito orchestrale, bandistico e jazz. La formazione è di alto livello e suona con un interplay davvero d'effetto grazie all'apporto musicale del batterista Antonio Cicoria, allo Zapoi davvero in grande forma, e del contrabbasso di Gianni Mastrangelo. Si fanno notare la rivisitazione appassionata de Lo Ben Mio e Gargano, brano originale del pianista Felice Leonetti, musicista jazz di grande esperienza e compositore creativo e istintivo. Ascoltiamo Leonetti e Pizzarelli e poi Lucrezia dello Zapoi. Pasta Nera Jazz Project, Felice Leonetti, questo progetto che unisce la musica popolare del Gargano e non solo con il jazz. Da dove nasce questa idea? Allora, nasce dall'incontro con il mio collega, nonché musicista, Antonio Pizzarelli. A Cerignola, alla Pamoncelli di Cerignola, io insegno educazione musicale, lui anche, anzi strumento musicale, e parlando così, presi tutti e due dall'amore verso la musica popolare e nonché anche jazzisti, abbiamo, come posso dire, iniziato a scavare intorno ai nostri gusti. Abbiamo visto che avevamo molte cose in comune, allorché ci siamo messi al pianoforte, abbiamo ricercato e sono uscite queste belle cose. In qualche modo avete dato vita a un progetto innovativo, Antonio, che tra l'altro ha conquistato già un riconoscimento proprio a Carpino, che poi è la tua terra natale. Sì, con un brano composto da Felice sulla Torre, abbiamo presentato questo brano al concorso internazionale per musicisti al Locomotive Jazz Festival, SAC Porta d'Oriente, e abbiamo vinto questo premio importante. In giuria c'era Paolo Fresu, Raffaele Casarano, Marco Bardoscia, quindi è stato già un primo risultato importante. Felice, il tuo talento creativo nasce da una grande attenzione alla melodia che forse, come dire, di cui noi Italia siamo patria e che ogni tanto un po' i musicisti, quelli contemporanei, se la dimenticano. Che ne pensi? Sì, perché io parto dal presupposto che nella melodia ci deve stare la semplicità. Che cos'è la semplicità? Se la semplicità deve essere noi sembliciotto, cioè l'essenza. Questa essenza comunicativa non è facile, perché nell'essenza e quindi nel semplice ci sta la più grossa e più grande sofisticazione, come diceva il grande Leonardo da Vinci. Quindi secondo me la melodia ci deve salvare, ci salverà, se no stiamo messi male. Quindi io sto recuperando quelle melodie perdute, quelle belle melodie della nostra Daunia, del Gargano, dei Monti Downi, del nostro territorio, legato anche al luogo, al posto e anche ai prodotti gastronomici, che poi ti spiegherò più là con un altro progetto che abbiamo in mente io e Antonio di portare avanti. Cosa ascoltiamo all'interno di questo album e quali sono, insomma, le collaborazioni? Allora, Antonio Cicoria alla batteria, grande Antonio Cicoria, poi Giovanni Mastrangelo alias Jack, Maria Grazia Speranza Polisono alla voce, poi voce recitante Maurizia Pavarini. È un testo scritto da Gianni Ruggero, dal titolo Pasta Nera, che sarebbe il titolo del CD. Perché Pasta Nera? Chiudiamo con questo. Pasta Nera è un sentito omaggio a Matteo Salvatore, perché diciamo nel disco facciamo l'omaggio a Matteo, il poeta dei poeti,
Si dicono tante cose su Matteo Salvatore, vero Antonio? Sì, allora, pasta nera, come ha detto Felice, quindi mi allaccio un po' al discorso, alla terra, alla tradizione del Gargano. Oltre a Matteo Salvatore riprendiamo un po' la tradizione di Carpino, quindi le varie forme della tarantella. Ci ho tenuto tanto a fare questo perché già Alan Lomax, quando venne in Italia, durante le ricerche nella nostra regione, in tutta Italia, disse che la tarantella di Carpino, il canto dei cantori di Carpino, era blues. Quindi per questo io e Felice abbiamo accettato di intraprendere questo percorso. È una sfida importante, speriamo che ci porta bene, insomma. Zapoi World One Way, una rassegna musicale che, diciamo così, sancisce il percorso di musica dal vivo che lo Zapoi ha inaugurato già da diverso tempo. Sì, esatto. Diciamo che il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa rassegna musicale è perché comunque crediamo molto nel potere della musica. La musica a livello sia culturale, a livello sociale, perché comunque è un momento di aggregazione, e anche perché, diciamo, questa città magari non offre da questo punto di vista questo larghissimo panorama, questo scenario anche per quanto riguarda la musica dal vivo. Quindi abbiamo deciso, diciamo, di offrirci come punto per offrire, insomma, questo spunto senza ripetere, insomma, il gioco di parole. Qualità musicale e qualità gastronomica. Sicuramente, sicuramente. Non so se le due cose si possano accompagnare, penso e spero di sì. E vogliamo unire anche la birra a questo punto. Insomma, è comunque sempre cultura, cultura musicale, cultura alimentare, cultura per quanto riguarda la birra, anche, insomma, il vino, è sempre comunque cultura. E alla fine diventa un momento per socializzare, per diciamo, gioire tutti quanti insieme di quelle che sono le cose semplici ma belle della vita.